aereo e mi hanno detto no, ma dobbiamo lavorare. Gli hanno detto ragazzi, io sono dal governo, mi hanno detto che in questo momento soldi non ce ne sono per le continuità territoriali, facciamo qualcosa, organizziamo una piccola manifestazione pacifica. Non l'hanno voluto fare, sapete, poi noi hanno portato un'altra cosa. Io non volevo scendere a queste cose, perché non volevo scendere, ma ve lo devo dire, dovete sapere cosa è successo. Quando noi abbiamo aperto un tavolo per le continuità territoriali, che Angela, io ho detto, ma noi avevamo l'aereo da Roma, perché non lo dobbiamo avere più? Alcuni amministratori hanno detto no, l'aereo da Roma non lo vogliamo, perché servirà solo a te per fare avanti e indietro. Perché non mi volevano in quel palazzo, perché sono una spina per loro, perché sono una spina per loro, che magari volevano trafficare i risultati. E allora non mi hanno dato più la possibilità di venire a Lampedusa il venerdì e ritornare a Roma per lavorare per Lampedusa il lunedì. Voi, se non mi volete credere, potete chiedere a tutti i miei colleghi di destra e di sinistra. La mattina io quando vado al Senato, la prima cosa che faccio, nomino la mia meravigliosa isola. Non mi sopportano più, mi dicono sempre, basta questa Lampedusa. E io dico sempre, fino a quando mi rimane un po' di fiato, io parlerò sempre della mia isola, perché la mia isola la voglio libera, libera dai clandestini, la voglio la mia isola. Non con i clandestini, la voglio piena di turisti, piena di scuole, di strade nuove, di fiori, tutto quello che ho desiderato finora, io per la mia isola lo voglio. Abbiamo fatto l'aula, ho fatto l'aula primavera, l'asilo nido, tutte le cose che io ho promesso in campagna elettorale, le ho fatte. Non mi sale caldo né freddo, che mi dicono alcuni personaggi che già li ho visti in faccia, che io sono una venduta. Non sono mai, non so neanche che cos'è la parola venduta. Alcuni la conoscono bene, perché hanno distrutto la nostra isola. Io no, io parlerò fino alla fine, fino a quando mi rimarrà l'ultimo fiato. Lascerò per risolvere i problemi della mia isola. State tranquilli. Un'altra cosa, un attimo che vedo. No, cari alcuni amici di Lampedusa, io questo fazzoletto non me lo toglierò mai, perché sono orgogliosa di far parte di questo partito che è la Lega Nord di Lampedusa. Sono orgogliosa perché in questi anni sono stati gli unici che sono venuti a Lampedusa a chiedere come stavano i lampedusani. Voi sapete che quelli che sono venuti la scorsa settimana del PD sono venuti solo a mettere inferno nella nostra isola. Noi dobbiamo essere orgogliosi. Io, tutti quelli che io la verità l'ho sempre detta, e mi conoscono tutti i lampedusani che non sono mai stata una bugiarda, cara signora forestiera, ospite della nostra meravigliosa isola. Io la verità l'ho sempre detta. Io vi dico, cari amici, ce l'ho detto prima di partire, quando è venuto il ministro Maroni, perché voi dovete sapere che quando è venuto il ministro Maroni, che non è venuto in piazza, non è venuto perché era a vedere le strutture di Lampedusa, perché aveva intenzione di fare il G8 sulla nostra meravigliosa isola. Quindi state tranquilli, c'è il bene per la nostra isola, non c'è il male con questo governo. Chi vuole strumentalizzare, chi ha fallito politicamente in questi anni, vuole strumentalizzare la vostra stanchezza, il vostro collasso, perché io lo so che voi siete stanchi di soffrire, avete ragione a ribellarvi, ma non ve la prendete con me, con la vostra lampedusana che oggi ha fatto solo il bene della vostra isola. Io vi dico, cari amici di Lampedusa, pericolo non ce n'è per noi e per la nostra isola, ma se io sento odorto il pericolo, siccome essendo tutti i giorni in quei palazzi, sarò io la prima ad andarmi a legare. L'unica cosa che vi dico è, come ho sempre fatto e continuerò a fare, però io vi posso proprio rassicurare che in questo momento
l'isola non ha nessun pericolo, non corre nessun pericolo. Noi il fenomeno dell'immigrazione clandestina lo vogliamo depennare. Tutti quelli che arrivano nella nostra isola devono sapere che devono rimanere qua ed essere rimpatriati direttamente da qua. Non lo vedremo, perché saranno rimpatriati direttamente da Lampedusa. Voi dovete pensare solo a prepararvi per la stagione estiva, perché ci sarà una stagione meravigliosa per noi. I marinai avranno quello che hanno desiderato finora. Il turismo si svilupperà nei migliori dei modi. Avremo la possibilità di avere le scuole, avremo la possibilità di avere l'ospedale. Non possiamo dire di assistenzialismo. Lampedusa non l'ha mai fatto e non lo farà mai. Non vivremo di assistenzialismo. Noi dobbiamo vivere con le nostre risorse. Abbiamo la risorsa del turismo e vivremo solo di quello, cari amici di Lampedusa. State tranquilli, avremo tutto quello che abbiamo desiderato. No, nessuno vi sta prendendo in giro, nessuno vi sta prendendo in giro. E tutti quelli che vi hanno riempito la testa, perché lo so che non è farina del vostro sacco, ma è farina di chi vi ha strumentalizzato. Cari amici, come senatrice, se ci vuoi bene, che voi non correte nessun pericolo. Voi siete e vivrete felici in questa, noi vivremo felici in questa meravigliosa isola. A me l'unica cosa che mi dispiace non poterci venire per adesso tutte le settimane, ma dalla prossima settimana io verrò direttamente a Lampedusa e lotterò sempre con voi. Ma ti non temo cosa nulla. Vogliono fare prima? Io sì. Cosa vogliono fare? Allora, l'ho già spiegato poco fa. Si farà un centro di accoglienza, non si farà un centro di accoglienza. La struttura che noi abbiamo alla base NATO verrà ristrutturata. Si farà un centro di identificazione. Identificheremo gli immigrati clandestini e poi gli immigrati che verranno trasferiti direttamente. Mi rendo conto anche il fatto che non poter parlare come si deve. Ma io sono qua, in questo scoglio, a dirvi solo una cosa. State tranquilli, abbiate fiducia. Ve l'ho detto io, se io sento odore di pericolo, sarò con voi. Ma non c'è nessun pericolo, io sono con voi. Ma perché non lo volete capire? Angela, mi fai dire una cosa, Angela! Quali sono le nostre garanzie? Allora, Angela! Aspetta, dopo ne parliamo. E questa spiegazione deve dare. Io questa spiegazione ve le devo dare. Il popolo, deve sapere che Lampedusa è buona mano. 18 mesi qua, i clandestini. Non saranno 18 mesi qua. Angela, il bambino a Lampedusa ci vendono a corte Magnanella. Anche l'autorità ieri, Angela! Angela! Ieri dopo abbiamo raccolto a tutti, ci hanno preso pure a corte Manganelli.